il mare Mediterraneo è l'orizzonte che hanno contemplato gli uomini e le donne che hanno diffuso sulle sue rive la civiltà più antica dell'Occidente. Questo mare è stato per millenni la via per cui hanno viaggiato idee, speranze e valori quando ancora la comunicazione scritta era un privilegio di pochi. Queste rive hanno visto le navi dei Tirreni, mitici costruttori di preistoriche torri. Qui hanno solcato le onde i legni minoici, micenei, dorici, fino a propagare la civiltà greca sulle più lontane spiagge. Il messaggio cristiano si diffuse rapidamente, a partire dai primi anni dopo la resurrezione di Gesù, particolarmente dopo la distruzione di Gerusalemme del 70 d.C. Gli ebrei si dispersero su tutte le aree geografiche del mondo antico occidentale. La diaspora divenne definitiva con l'editto di Adriano, che impedì agli ebrei di risiedere a Gerusalemme e persino di entrarvi. Fu così che in tutte le grandi città che si affacciavano sul Mediterraneo, partendo dalle comunità ebraiche, si sviluppò con forza il cristianesimo, già precocemente diffuso da Pietro e Paolo. Le prime riunioni dei cristiani si tennero in case private, ma piccole basiliche paleocristiane furono edificate fino dal III secolo. Le persecuzioni dei primi cristiani di Roma non si risolsero sempre necessariamente con crudeli esecuzioni capitali. Un numero elevato di credenti venne condannato ad metalla, cioè inviato ai lavori forzati in miniera, oppure semplicemente esiliato. Anche grazie a queste migrazioni forzate, alle soglie del IV secolo, la Sardegna e la Corsica potevano considerarsi cristianizzate. Qui l'adesione al cristianesimo si saldò con l'opposizione al colonizzatore pagano romano, trasformandosi in un elemento di forte identità nazionale. È in questo quadro storico che Anonza matura la testimonianza di Giulia. Il paese è arroccato sopra una roccia che per gli antichi era promontorio sacro. A picco sul mare le case sono ancora dominate da una torre di avvistamento genovese, sorta su antiche rovine. La costa a strapiombo non offre riparo per le navi. La strada segue un percorso tortuoso, vicino all'antico tracciato romano. Poco più in basso sembra apparire un percorso dimenticato dal tempo. La via su cui ha camminato una ragazza che noi chiamiamo Giulia. La leggenda benedettina del suo martirio è narrata in una pala d'altare di scuola giottesca, conservata a Livorno. Giulia giunse schiava a Nonza, a servizio del commerciante Eusebio. Scoperta a pregare sola sulla nave, senza partecipare alla festa pagana in corso, fu presa e trascinata davanti al prefetto Felix. Torturata in ogni modo, fu infine crocifissa per la sua fedeltà alla fede. I monaci benedettini dell'isola di Gorgona furono chiamati da un angelo a raccogliere le sue spoglie. Sui luoghi del martirio la tradizione popolare racconta una storia diversa. Una ripida scala scende verso resti antichi. Più sotto, una enorme spiaggia di ciottoli scuri nasconde una sorpresa. È una spiaggia artificiale, nata dal materiale di scavo di una miniera, là in fondo, sulla montagna. Ecco come si presentava la costa all'inizio del secolo scorso.
L'unico punto di approdo quando la riva non è battuta dal vento e dal mare è la foce di un fiume che si trova un po' più a nord. Una lunghissima scala di pietra torna su un sentiero pianeggiante dopo aver scavalcato il promontorio. In questo luogo una piccola cappella sorge sui resti di un precedente edificio religioso. Una lapide recentemente restaurata racconta che Santa Giulia fu martirizzata nel 303 d.C., ai tempi della persecuzione di Diocleziano. Essa fu crocifissa per la sua fedeltà alla fede cristiana. I seni le vennero tagliati, furono scagliati contro la roccia e ne scaturirono due sorgenti. Quell'acqua è da sempre ritenuta miracolosa. Forse le due sorgenti esistevano fino dalla preistoria, ma il luogo trasmette emozioni straordinarie. I secoli sembrano trascorsi senza avere nulla modificato, eccetto lo spiaggione artificiale. Come crocifiggevano gli antichi romani? Com'è concepibile una morte del genere per una giovane ragazza? La chiesa parrocchiale mostra una popolana uccisa per essersi rifiutata di partecipare a una festa pagana. I più antichi codici concordano su questi scarni elementi. Crocifisso in Corsica per essersi rifiutata di partecipare a una festa pagana. Appena sud di Nonza rimangono i resti di un convento francescano, costruito su più antichi resti benedettini. I benedettini ebbero un rapporto privilegiato con i Longobardi. Questo popolo scese dalla Scandinavia a partire dal primo secolo, scontrandosi dapprima con i Romani e servendo l'impero in seguito, seguendo le convenienze del momento. Al suo ingresso in Italia nel 568, i Longobardi erano parzialmente cristianizzati, pur aderendo all'eresia ariana. Alla metà del VI secolo, buona parte dell'Italia è sotto il loro controllo. A Brescia, Re Desiderio inizia la costruzione di un enorme complesso monastico. Insieme alla moglie Ansa, decide di fare trasportare a Brescia le reliquie di Santa Giulia dall'isola di Gorgona. Lo sbarco in terraferma è nei pressi di Livorno. Per questo motivo la santa divenne patrona della città.
Il percorso verso Brescia fu quello della Via Francigena, attraverso Lucca, Luni, l'Appennino,